qualche giorno di respiro dopo la tripletta da brividi dell'Arena di Verona e poi si riparte. Stasera e domani, alle 21, Laura Pausini tornerà sul palco per due concerti consecutivi al Palasele di Erboli, entrambi sold out già da tempo. Sul palco insieme alla Pausini una band di 7 musicisti e 5 coristi. Alle chitarre Paolo Carta, direttore musicale dello show, con Nicola Oliva, al pianoforte Fabio Coppini, alle percussioni Ernesto Lopez, alla batteria Carlo Servoles, alle tastiere Andrea Rongioletti, al basso Roberto Gallinelli. Ai cori ci saranno invece Gianluigi Fazio, Monica Hill, Roberta Granà, David Blank e Claudia D'Ulisse, già sul palco con l'artista nel tour Pausini Stadi 2016. Con il Fatti Sentire World Tour, inoltre, la Pausini ha deciso di dare spazio ad alcuni giovani artisti che stima, ospitandoli sul suo palco ad aprire i concerti. Per gli opening act di Eboli la loro esibizione è prevista per le ore 20 circa, toccherà stasera a Federica Carta e domani a Tony Maiello. Punto la scaletta nei tre concerti veronesi. La cantante fresca di nomination ai Latin Grammy Awards ha proposto una scaletta pressoché identica per tutti e tre i live. È facile ipotizzare, quindi, che anche i due concerti di Eboli potranno ricalcare la stessa setlist, che è la seguente e non è detto e punto sta punto a punto te primavera in anticipo it is my song barra la mia risposta barra le cose che vivi frasi a metà incancellabilesimi di il coraggio di andare resta in ascolto lato destro del cuore barra non ho mai smesso fantastico fai quello che sei sorri barra shape of you barra can't stop the feeling. La soluzione come se non fosse stato mai amore l'ultima cosa che ti devo barra ho creduto a me barra il caso è chiuso barra un apostrofo emergenza d'amore tra te e il mare e ritorno da te le due finestre limpido barra benvenuto barra un progetto di vita in comune barra strani amori barra non c'è vivimi una storia che vale barra benedetta passione barra io canto nuovo invece non addio dico barra innamorata barra e punto sta punto a punto te tante le hit presenti. Ma un'assenza fa sicuramente più rumore delle altre non verrà infatti eseguito il primo e forse più grande successo della Pausini, la solitudine. E questo nonostante la cantante abbia pubblicato solo qualche settimana fa sul suo profilo Instagram una foto del suo diario con su scritto il nome Marco, protagonista del celeberrimo brano. Il Fatti Sentire, Worldwide Tour 2018 il nuovo tour di Laura Pausini è partito lo scorso 8 settembre dal Mediolanum Forum di Milano e sta raccogliendo successi e sold out praticamente ovunque. Dopo la doppietta ad Eboli, il ciclo di concerti andrà avanti fino alla fine di ottobre con la seguente scaletta 28 settembre, Aci Reale, Palart Hotel 29 settembre, Aci Reale, Palart Hotel 1 ottobre, Bari, Palaflorio 2 ottobre, Bari, Palaflorio 4 ottobre, Bari, Palaflorio 6 ottobre, Firenze, Nelson Mandela Forum 7 ottobre, Firenze, Nelson Mandela Forum 9 ottobre, Padova, Conarina 10 ottobre, Padova, Conarina 12 ottobre, Casalecchio di Reno, Unipol Arena 13 ottobre, Casalecchio di Reno, Unipol Arena 20 ottobre, Parigi, Le Zenith 21 ottobre, Bruxelles, Forest National 23 ottobre, Stoccarda, Porsche Arena 24 ottobre, Zuriga, Allianz Stadium 26 ottobre, Torino, Palaalpi Tour 27 ottobre, Torino, Palaalpi Tour 30 ottobre, Roma, Palalottomatica 31 ottobre, Roma, Palalottomatica per il momento. Le uniche date sold out sono le due di Aci Reale, la prima di Bari, Firenze e Padova e le due di Torino. Punto biglietti disponibili sul circuito Ticketone. Invece, per tutti.